rumore delle comunicazioni. Il rumore che, con cui avremo a che fare sarà praticamente sempre il rumore gaussiano. Quindi prima di introdurre e descrivere il rumore presente nei sistemi di comunicazione, fatemi fare un attimo parlare e ricapitolare qualcosa sulle variabili teoriche gaussiane. Che dirvi? Se x è una variabile teoria gaussiana, ha media mu e varianza sigma quadro, vi ricordo allora che la sua densità di probabilità è 1 su radice 2 pi greco sigma quadro, varianza, elevato a meno x meno mu media al quadrato su 2 sigma quadro. La sua densità di probabilità ha un andamento di questo tipo, una campana. La media è questa. Sigma è la direzione standard e dà un'indicazione di quanto è ampia questa campana. Ok? Radice della varianza si chiama deviazione standard. Più ampia la deviazione standard, quindi più ampia la varianza, e più varia il segnale attorno alla media. Quindi più è spread, allargata questa campana. Più invece la varianza è piccola, più è stretta questa campana. Se la varianza tende a zero, questa variabile teoria, fra virgolette, non varia, e cioè è deterministica. Infatti, varianza zero vuol dire deterministica. Vi ricordo che, come tutte le variabili teorie, con la densità posso ricavare la funzione di partizione, oppure CDF, che è semplicemente l'integrale tra meno infinito x della densità. Cioè, se io integro fino a qui, quest'area qui è la mia CDF, Cumulative Distribution Function, o funzione di partizione. L'integrale di questa densità gaussiana non è nota in forma chiusa, ma è tabellata, o esistono dei bound per delle maggiorazioni e minorazioni per calcolarla. In realtà spesso noi siamo interessati non tanto a questa probabilità, che la variabile teoria sia più piccola di un certo numero, ma al suo complementare, che la variabile teoria sia più grande di un certo numero, quindi la coda. Questa si chiama CCDF, complementary CDF, CDF complementare, è complemento a 1, che per la gaussiana, quindi è 1 meno f con x di x. Ok? Dicevo, questa quantità qui non è esprimibile in forma chiusa, ma viene tabellata. Ma non viene tabellata per ogni possibile valore di media e di varianza. Viene tabellata soltanto per alcuni valori, media nulla e varianza unitaria. Quindi questi valori sono tabellati per la gaussiana standard. Infatti non c'è bisogno che vengano tabellati per tutte quante le possibili medie e varianze, perché se io fossi interessato alla probabilità, alla funzione di partizione di x nel punto x, cioè la probabilità che x prenda valori più piccoli di x piccolo quando x è una gaussiana standard, se la volessi calcolare e io ho a disposizione soltanto le tabelle per la gaussiana standard, posso standardizzarla e utilizzare quelle tabelle. Come si standardizza? Va riportata a media nulla. E come si fa a riportare a media zero una variabile che non ha media zero? Gli si sottrae la sua media. Cioè, se x ha media mu, x meno mu ha media zero. Ovvio. Ma se questa è un'eseguaglianza, per essere ancora vera da sottrarre anche a destra la media. Questa adesso è media nulla, ma la varianza non è sigma 0, è 1, scusate, è sigma quadro. Come posso rendere la varianza unitaria? La divido per la deviazione standard. Così adesso la varianza di questo oggetto
è la stessa di prima, sigma quadro, diviso questo oggetto al quadrato, sigma quadro, e quindi è varianza unitaria. Ma allora devo dividere anche a destra per sigma. Questa è la CDF della gaussiana standard, fatela chiamare X star, va bene? In X meno mu su sigma. Quindi, se la gaussiana non è standard, nessun problema. La standardizzo e trovo lo stesso con la probabilità. In realtà per comodità non vengono tabellati questi valori, quelli della C, della CDF, ma vengono tabellati quelli della CCDF. Ma poiché uno è il complemento dell'altro, questo è semplicemente 1 meno Q di X meno mu su sigma, dove Q di Q è la funzione CDF complementare per la gaussiana standard. Quindi quello che ci interessa è, siccome servirà molto la funzione Q, definire la funzione Q. Q di X è l'integrale fra X e infinito della densità di una gaussiana standard, cioè 1 su radice 2π greco elevato a meno T quadro mezzi dt. E quindi stiamo parlando di questa, una densità della gaussiana standard, quindi media 0 e varianza unitaria, integrale tra x e infinito. Questo è Q di x, e in genere x è assegnata, nonostante questa sia definita per tutti i valori di R, i valori li trovate per x positivi. Le tabelle vengono, siccome la coda di destra è uguale alla coda di sinistra, non vengono assegnati tutti i valori fra meno infiniti e più infiniti, ma sono dei valori per x positive. Tanto la coda di sinistra è uguale alla coda di destra. Oltre alle tabelle sono disponibili, che però arrivo, le avete viste nel corso di probabilità di informazione, c'è una tabella con i valori della Q di X. Il problema è che quella lì campionava valori fino a 2, 3, Q di 2, Q di 3, quindi probabilità piccole del tipo 3%, 3 per 1000, ma non oltre. Questa funzione Q andrà a rappresentare, quando lo troveremo, la probabilità di errore di molti sistemi, di molte modulazioni digitali. E non andremo certo a valutare in argomenti così piccoli dove la probabilità di errore è 3 per 1000, che è una probabilità di errore enorme. La valuteremo in argomenti per fortuna più grandi, che danno luogo a una probabilità di errore di 10-5, 10-7, 10-8. Quindi le tabelle non ce l'avete. Uno potrebbe anche farlo, ma sarebbe una tabella enorme. Più facile dare delle maggiorazioni e minorazioni. Una maggiorazione che vale sempre è questa qui, Chernoff bound. Bound Chernoff, che dice che Q di X è sempre minore o uguale di un mezzo elevato a meno X quadro mezzi. Ok? Si può dimostrare facilmente, ma non lo facciamo qui. Chiaramente per ogni X maggiore di 0, perché per quelle negative non va. Altri bound altrettanto un po' più tight, stretti di questo, sono X diviso 1 più X quadro
densità della gaussiana, quindi 1 su radice di 2 pi greco elevato a meno x quadro mezzi, lower bound, e 1 su x, 1 su radice di 2 pi greco, insomma densità della gaussiana elevato a meno x quadro mezzi, upper bound. Quindi il bound di sopra e quello di sotto, la maggiorazione e la minorazione. Questi sono più meno laschi di quello di sopra. All'esame è probabile che vi venga fornita una formata di modulazione e vi venga richiesto di calcolare una probabilità d'errore. La probabilità d'errore per quella modulazione sarà una funzione complicata della Q. Risolto tutto quanto verrà fuori Q di un numero, 3.7, dovrete calcolare quella quantità. Utilizzerete questi bound. Prima di utilizzarli voglio farvi un disegnino che vi fa vedere qual è l'andamento di questa funzione Q. In realtà questo è un po' lasco, ma comunque è abbastanza fedele, ve lo fa capire subito qual è l'andamento. È esponenziale elevato a meno x quadro, quindi va a zero molto velocemente, con un'esponenziale del quadrato di x. Vi faccio un disegno della Q, lo prendo dal libro così è in scala. La scala è logaritmica sull'asse y, perché va a zero così velocemente che... E poi soprattutto se è logaritmica riesco a vedere chiaramente una regione che mi interessa, Q di x con x abbastanza grande, che dà luogo a numeri del tipo 10-6, 10-7, 10-8. Allora, 10 10 alla 0 quindi 1, 10 a meno 1, arrivo a meno 7, 2, meno 3, meno 4, meno 5, meno 6, meno 7. In 0 la proprietà è che una gaussiana standard prenda valori positivi, siccome quella è una campana centrata in origine, è l'integrale di mezza gaussiana, siccome tutto l'integrale fa 1, perché è la proprietà di tutto che è 100%, mezzo integrale fa 0,5, quindi parte da 0,5, e poi con Q uguale 5 stiamo tra 10-6 e 10-7. Questa è la Q di X, vedete, va a zero molto velocemente. Se durante il compito svolgete l'esercizio e viene fuori che la Q va valutata in un numero un po' strano, tipo 34, ponetevi qualche problema. E Q in 34 è 0, ovviamente. Perché se già Q in 5 fa 10-7, immaginate quanto fa Q in 34. Se durante lo svolgimento dell'esercizio viene fuori che va valutata Q in un punto X pari a 0.2, anche lì ponetevi qualche problema, perché Q in 0.2 fa quasi 50%. Una probabilità di errore del 50% è tirare una monetina, c'è qualche problema. O c'è un typo nell'esercizio, quindi c'è qualche errore nella traccia, oppure c'è un errore di svolgimento. Gli altri due bound sono questi, l'upper bound è questo, molto preciso. Il lower bound è questo, chiaramente va infinito perché c'è uno su x, quando x è da 0 va infinito, infatti diventa tight da un certo punto in poi. E l'altro fa così, anche se il libro ha un certo errore, perché dice che va
qua giù, verso 1, invece va qui. Mentre invece il centro bound parte abbastanza preciso, perché in 0 io ne vado a meno x quadro mezzi, fa 1 e quindi fa esattamente un mezzo, quindi parte esattamente in un mezzo. E poi si stacca un pochino e rimane un po' più al di sopra. Chernoff bound. È inutile che lo ricopiate, sta su qualsiasi libro, sta ovunque. Serve solo a darvi un'idea di come, di quanto velocemente vada a zero questa funzione. E qui sto rappresentando l'arco di x. Questo è l'upper bound di x, questo è il lower bound di x e questo è il chernoff bound di x, ok? Facciamo un esercizio che ci fa un attimo capire come si può calcolare questa funzione partendo da upper e lower bound. Quindi in queste maggiorazioni e minorazioni lascio da parte, ci serviranno a breve. E facciamo questo esercizio. In un sistema di comunicazione la probabilità di errore sul bit può essere espressa come segue. Dove con B è l'energia media per bit, N0 è la densità spettrale di potenza del rumore, ne parleremo dopo. A voi interessa sapere soltanto che nel punto A dell'esercizio si richiede di calcolare il PDE quando questa quantità è condivisa N0 è pari a 12 dB. E questo è sensato perché questa energia, questa è la densità spettrale di potenza, quindi è roba di watt diviso hertz, cioè watt per secondo, cioè energia di questo. Quindi questo è giallo e questo è giallo. Rapporto fra due grandezze omogenee, posso utilizzare i decibel, 12 decibel. Punto B. Trovare e con B su N0 minima affinché la probabilità di errore sia minore di 10 a meno 5. Questo è l'esercizio. Quindi in un caso vi viene richiesto di calcolare, ad esempio l'esercizio potrebbe essere calcolare la potenza trasmessa per avere, se avete una certa potenza trasmessa, per cui questo è il rapporto segnale rumore ricezione, 12 dB, ditemi quant'è la probabilità di errore. Punto A. Il punto B potrebbe essere calcolare qual è il rapporto segnale rumore ricevuto da ricevere, e quindi vi fate conti indietro e vi calcolate quant'è la potenza da trasmettere per avere quel rapporto segnale rumore ricezione, in modo tale da avere una trasmissione affidabile, dove per me affidabile vuol dire probabilità di errore minore di 10 a meno 5. Due tipici esercizi. O meglio, parti finali di un esercizio. Vediamo come risolvere il primo. Beh, per prima cosa riporto questi 12 decibel in naturale, in naturali. Abbiamo un calcolatore qui. 12 decibel vuol dire 10 elevato alla 12 decimi, quindi alla 1.2. 15.8489. Ma questa radice è va bene. Quindi
Nel primo caso abbiamo, dobbiamo calcolare il valore della funzione q nel punto 3.98. Come faccio? Faccio un grafico della funzione q, probabilmente un andamento del genere. Questo è il punto 3.98, q in 3.98 non la conosco, però posso valutare facilmente l'upper bound e l'lower bound. Upper bound, lower bound. Quindi io sto cercando questo punto qui, non lo conosco, trovo questo, il valore della Q in quel punto è compreso fra quei due, fra l'upper e lower bound. Allora, il nostro punto si chiama 3.98. L'upper bound è 3.4256. Per 10 a meno 5. Lower bound. L'upper bound invece è 3.6419. Per 10 a meno 5. Come vedete, questi bound sono piuttosto stretti, perché varia la funzione q, il valore esatto è compreso fra 3,43 e 3,64 per 10 alla meno 5. Vi va bene 3,5? 3,5. Per la cronaca il valore esatto invece è 3,44,58, ma mi sembra una buona approssimazione. Come ho fatto a valutarlo? Ho preso x uguale 3.98 e l'ho messo qui dentro. 3,98 diviso 1 più 3,98 al quadrato per 1 su radice 2 per elevato a meno 3,98 al quadrato diviso 2, e poi l'ho messo qua dentro e abbiamo ottenuto quei due numeri. Niente di che. Operazione semplicissima. Proviamo invece a risolvere il punto B. Risolverlo faccio esattamente la stessa cosa di prima, un disegno, upper bound, lower bound, stavolta però io non ho l'argomento, quindi la x, e voglio trovare la funzione f di x, ma esattamente il contrario. Ho la funzione f con x e voglio valutare l'argomento. Io voglio che trovare il minimo valore di rapporto segnale-rumore in recessione affinché la probabilità di errore sia inferiore a 10 a meno 5. Quindi vuol dire che io voglio avere una q di x di 10 a meno 5 o meno. Io voglio stare al di sotto di questo punto,
e poiché la q di x è decrescente, vuol dire che la x deve stare a destra. Di questo punto. Chiaro? Se io voglio un valore della funzione inferiore a 10-5 qui, devo stare su questa zona della funzione, quindi l'argomento x deve essere maggiore di questo punto. Il mio scopo è trovare questo punto. Questo è il minimo x e mi garantisce quella probabilità dell'errore, 10-5. Se x è più piccolo di questo, la probabilità dell'errore è più grande di 10-5 e non mi va bene. Qualsiasi x è più grande di questo mi va bene, perché la probabilità dell'errore è più piccola di 10-5. Purtroppo questo punto non riesco a trovarlo, perché io già non so fare la funzione f con x, nel mio caso q di x, figuratevi q o meno 1 di x. Però posso trovare questi due punti qui. Come li trovo? Per prova di errori. Comincio con un valore candidato. Per la x. E valuto l'upper e lower bound. Magari solo il lower bound. Quando arrivo che per quel valore di x lower bound è proprio 10-5, ho trovato questa estrema di sinistra. Proseguo per prova di errori con un numero più grande. Mi sposto a caso per prova di errori fino a che l'upper bound fa proprio 10-5 e trovo quest'altro punto. Il mio valore cercato sarà qui in mezzo. Siccome questi bound sono molto stretti, questa approssimazione qui sarà più che sufficiente. Vogliamo provare con qualche punto candidato? Per esempio, per il lower bound. Che valore di x provereste? Dopo 3,98. Direi certamente dopo 3,98, perché con 3,98 il lower bound fa 3,42 per 10-5, che è più grande di questo. Mi serve qualcosa di più piccolo di 3,42 per 10-5, mi serve 10-5. E quindi devo andare un po' più a destra di 3,98. Però non tanto, perché con 3,98 già sto quasi a 10-5. Magari con 4,01 forse già sono arrivato. Facciamo qualche prova. Provo con x uguale 4. Il lower bound fa 3,14 per 10-5. Ancora troppo piccolo, mi serve più basso. Faccio un altro tentativo. 4,2. 1,4 per 10-5. Mi serve ancora più basso. Cioè la x deve essere ancora più grande, perché il lower bound è ancora troppo grande. Trovo 4,3. 8,5 per 10-6. Devo stare qua in mezzo. Quindi 4,3 è troppo grande, provo a metà, 4,25. Uno per 10-5. Smetto di scrivere, li faccio soltanto al calcolatore. Mi serve ancora più grande, provo 27. 1,02. Provo 28. 9,3. Quindi è troppo grande, 27 era troppo piccolo, metà troppo grande, 27,4. 9,55 per 10-6, ancora troppo grande, 27,2. 9,96 ancora troppo grande, 27,1.
ancora troppo grande, scusate, mi ero sbagliato. Allora forse era 26. 26, 4, 26, 5. 26, 3. 1 e 0, 0, 10 meno 5. 4 e 26, 3 mi sembra sufficiente. Guardate, sto esagerando qui, non serve arrivare a questo livello di precisione. Quindi questo qui è 4,263 e il mio punto X star candidato deve essere più grande di questo numero qui. Proviamo a vedere invece l'upper bound qual è. Procedo anche in questo caso con prove ed errori. L'upper bound so già che deve essere più grande di 4 e 2, 6, 3. In realtà per 4,263 l'upper bound fa 1,059, quindi già quasi arrivato. Quindi provo 4 e 2, 6, 4. Fa 1,05 per 10 meno 5. Ancora troppo piccolo, deve essere un po' più grande di questo. Provo 4 e 3. Il professor ce l'ha già. Quello è lower bound. Con 4 e 3 stiamo 8 e 9 per 10 meno 6. Troppo grande. È più vicino a 4,264, provo a 4,265 o 26,6. 4,266 è 1,04 per 10 meno 5. Direi che già sto a un'ottima precisione. Fatemi solo provare 4,265. Stiamo a 1,03. Direi che ci possiamo fermare, perché ovviamente 4,27 era invece, è 1,02, 4,27 ancora meglio. Procedo solo qui. Quattro e 27,5, stiamo 1,003. Per 10 a meno 5. Quindi direi che con un'ottima approssimazione, anche esagerata, questo punto qua si chiama 4,27,5. Di conseguenza il nostro punto deve essere compreso tra 4,26,3 e 4,27,5. Va bene? Prendiamo qualcosa di in mezzo. 4,26,9, 4,26,8. Se x uguale 4,26,8, abbiamo appena trovato, allora q di x fa circa 10 a meno 5.
Di conseguenza, le condizioni zero minimo sta sotto radice, deve essere il quadrato di quel numero, quindi è il quadrato di 4, 26, 8, che è 18.21. Scusate, 18.22. Ma come vi ho detto spesso, a noi non interessa i naturali. In decibel questo numero è 10 log 10 di quella quantità, 12.6 dB, che è anche ragionevole, perché se con 12 dB ottengo 3 per 10 a meno 5, mi basta una virgola in più per ottenere 1 per 10 a meno 5. Qualsiasi rapporto segnale rumore ricevuto più grande di questa quantità, di 12.6 dB, mi va bene, perché dà luogo alla propria errore più piccola di 10 a meno 5. Ok, noi utilizzeremo molto la probabilità di la funzione Q, quindi mi raccomando, prendete dimestichezza con queste operazioni. Argomento dato, devo trovare la Q di, facile, vado l'upper lower bound in quei due punti, un po' più lungo perché devo procedere per prove e errori. Valore della Q data, devo trovare l'inverso, il valore della X che mi garantisce quella probabilità di errore. Quindi, richiamato alla memoria qualche piccolo concetto di variabili teoriche gaussiane e della funzione Q, che è la CCDF della gaussiana standard, andiamo a descrivere il rumore. Il rumore è qualsiasi disturbo presente nel segnale che viene elaborato in ricezione, che non è segnale utile, cioè quello che contiene il segnale trasmesso. I rumori, i tipi di rumore sono molti, ma sicuramente uno sempre presente è il rumore termico, quello causato dal moto casuale degli elettroni all'interno della circuiteria ricevente, dell'apparato ricevente. Aspettiamo un attimo che i vostri colleghi vadano via. Questo moto casuale c'è perché i componenti elettronici si trovano a temperatura ambiente, quindi le molecole oscillano a causa della temperatura alla quale si trovano, che non è zero, ma è maggiore di zero, zero Kelvin intendo, e quindi gli elettroni presenti all'interno di questi componenti elettronici vibrano di modo casuale, e un modo casuale di una carica è una corrente che non è voluta, quindi crea disturbo. Come modellare questo disturbo? È il classico esempio in cui il teorema del limite centrale si applica alla perfezione, perché non abbiamo un elettrone o due elettroni, abbiamo tantissimi elettroni che si muovono in modo casuale, quindi sono indipendenti fra di loro e sono a grandezza omogenea perché tutti hanno la stessa carica. E voi sapete che per il teorema del limite centrale, quando ho 1 su radice di n somma di righe che va da 1 a n di x con i variabili aleatorie indipendenti e identicamente distribuite a meta 0 e varianza 1, questo converge a una gaussiana in legge o in distribuzione, a una variabile gaussiana a media 0 e varianza 1. Insomma, la somma di tanti contributi di variabili indipendenti e identicamente distribuite, tutte la stessa media, la stessa varianza, nel mio esempio 0,1, dà un luogo a una gaussiana.
Il rumore termico è proprio questo, questo esempio qui, va proprio bene per il rumore termico, perché abbiamo tantissimi contributi, gli elettroni sono tantissimi, tutti quanti comparabili fra di loro, quantità omogenee, stessa media di varianza, e indipendenti, perché il moto di uno è come indipendente dal moto dell'altro. Sto dicendo quindi che il rumore termico è modellato molto bene da un processo gaussiano. In particolare, esperimenti dicono che la densità spettrale di potenza del rumore termico SDF può essere scritta come H tagliato F diviso 2 per elevato a H tagliato F diviso KT meno 1, dove H tagliato è 6.6 per 10 alla meno 38 joule per secondo, costante di Planck, K è 1.38 per 10 a meno 23 joule su Kelvin, costante di Boltzmann, e T la temperatura del sistema, la temperatura fisica espressa in Kelvin. È interessante vedere che aspetto abbia questa densità spettrale. Non affannatevi troppo a copiare, sta sul libro, sta su internet, sta su Wikipedia, è talmente basilare questa roba che la trovate ovunque. Il valore costante di Planck ve la trovate. Non è proprio importante ricordarsi se 7.36 per 10 meno 34 o quello che sia. La cosa importante invece è capire che aspetto abbia questa densità spettrale. La voglio scrivere in un'altra maniera, perché qui ho un oggetto e qui ho praticamente lo stesso oggetto a meno di k per t, quindi se moltiplico per k per t sopra e sotto, al numeratore avrò h tagliato f diviso kt, fatelo chiamare x, e al denominatore avrò elevato a x meno 1. C'è un piccolo typo, modulo della frequenza. Qua un modulo di x, perché è una PSD, quindi deve essere pari, perché è un segnale reale. Quando x fa h tagliato f diviso k per t, è solo un altro modo di scriverlo, però adesso è un po' più chiara, perché è una funzione semplice. Per x positivo è x diviso elevato a x meno 1. Qui è una funzione che si disegna facilmente. In 0 quanto fa? Numeratore 0, denominatore 0, derivo sopra limite destro, numeratore fa 1 derivata, denominatore fa elevato a x la sua derivata, che in 0 fa 1, quindi in 0 questa funzione fa kt mezzi. E poi va a 0 piuttosto velocemente, perché cresce come, linearmente con x, ma al denominatore c'ha un esponenziale, quindi va a zero molto velocemente. Direi una cosa del genere. Dall'altro lato è pari, quindi farà una cosa del genere.
se calcolo l'integrale di tutto questo oggetto, ho la PSD di, ho la potenza di quel segnale rumore termico. Ok, scusate, non me lo fate chiamare X perché X mi ricorda il segnale utile, fatemelo chiamare N che mi ricorda noise, rumore. Tuttavia questo grafico fatto così potrebbe trarre in inganno, perché sembra che alle basse frequenze il rumore sia un po' più forte che alle alte frequenze, vero? Ma non si capisce bene quali siano le basse e le alte frequenze. Ricordatevi che H tagliato è 10 a meno 34 e che K è 10 a meno 23, anche se moltiplico per la temperatura, che a temperatura ambiente è 20 gradi sopra la temperatura ambiente è 20 gradi Celsius, quindi è 2,93 Kelvin, quindi 10 a meno 23 per 2,93 sono altri due ordini di grandezza, quindi diventa 10 a meno 21, portare sopra fa 10 alla 21, ma viene moltiplicato per 10 a meno 34, ci stanno 13 ordini di grandezza, quindi qua questa roba qui è 10 alla meno 13, quindi la frequenza F, prima che questo argomento qui ti cominci a assumere valori 1, 2, 3, qualche intero, ha bisogno che arrivi a 10 alla 13, 10 alla 14, 10 alla 12. Infatti, se faccio un disegno zoomato e mi limito alle frequenze di interesse, tipo al terahertz, 10 alla 12, quindi questo è un terahertz, questa funzione fa così. Almeno per T uguale 293 Kelvin. E da K a T mezzi si è abbassata a 0,9 K a T mezzi. Ok? Quindi decresce, sì, ma decresce così lentamente con la frequenza, perché la frequenza moltiplica un coefficiente così piccolo, che per frequenze dell'ordine del terahertz ancora sono sceso al 90% del picco al centro, quindi fino a qua è praticamente ancora piatta, poi dopo comincia a 3, 4, 10 terahertz comincia ad andare a zero. Va bene? Siccome le frequenze di interesse per le telecomunicazioni sono quella di sotto il terahertz, a meno che non andiamo sulle comunicazioni in fibra ottica, nelle bande di interesse non si commette un grosso errore se io approssimo la densità spettrale di potenza del rumore come piatta. Di conseguenza, benché questa sia la realtà, quindi reale R di T uguale segnale più rumore ed N di T a quella PSD, K T mezzi per modulo di X diviso elevato a modulo di X meno 1 quando al posto di X ci metto H tagliato F diviso K per T, modello che noi utilizzeremo da qui in poi, che non è reale, per cui lo chiamo ideale. R uguale S di T più N' di T, e N' di T ha una PSD pari a K a T mezzi. Piatta in frequenza.
Ok? Non sto commettendo un grosso errore, perché a meno che non consideri un segnale con frequenze elevatissime, oltre il terahertz, ripeto, se stiamo di sotto di questi valori elevatissimi, la densità spettrale di potenza del rumore è veramente piatta in questa banda. E quindi non è un grosso errore se la considero piatta anche al di fuori. Tanto poi quelle frequenze non le considererò, perché ricezione farà sempre un filtraggio bassa banda e eliminare le frequenze al di fuori della banda utile del segnale. Prima di lasciarvi però voglio dirvi due cose. Uno, che di conseguenza se la PSD è costante, l'autocorrelazione è impulsiva, KT mezzi, delta di tau. E di conseguenza si tratta di rumore gaussiano bianco. Sarà stazione in senso lato e a media nulla. Quindi abbiamo a che fare con white Gaussian noise. Il rumore per noi sarà gaussiano bianco. Perché bianco? Perché ha PSD piatta in frequenza. E dunque bianco. Come con la luce. La luce è bianca perché ha tutte le componenti cromatiche, tutte le frequenze. Quindi quando un segnale ha tutte le frequenze, luce, si dice bianco, perché la luce è bianca. Nel nostro caso è equivalente, quando ha tutte le componenti di frequenza lo chiamiamo bianco. Autocorrelazione impulsiva. Noi lo prendiamo sempre, è stazionario nel stesso lato ed è a media nulla. Soltanto un commento prima di lasciarvi, ed è questo. Sappiate che questa situazione non è fisicamente possibile. Perché? Perché se veramente questo rumore esistesse e quindi fosse veramente bianco, allora la sua potenza sarebbe l'integrale della PSD e la potenza farebbe infinito, mentre in realtà non è infinita, perché la vera PSD è questa, e quando l'integrale fra meno infinito e più infinito non fa infinito, perché a un certo punto va a zero e anche abbastanza velocemente. Ma d'altra parte a noi interessa più di tanto, perché poi noi andremo soltanto a prelevare il segnale utile nella sua banda, quindi magari qui dentro, nella banda W di interesse del segnale, e quindi a noi interesserà la potenza di rumore qui dentro, e allora dovremo integrare la PSD del rumore qui dentro, e quindi anche se il rumore è impulsivo e quindi gaussiano bianco e quindi in teoria potenza infinita, dopo averlo filtrato passa banda avrà potenza finita. Però ricordatevi che anche l'inizio, cioè il rumore ingresso che noi consideriamo bianco, non è fisicamente realizzabile. Va bene.